mio nuovo libro che si chiama Star Wars, la poetica di George Lucas, e il cui sottotitolo è Le avventure di un ragazzaccio con ambizioni eroiche. È un libro che è stato scritto in 42 anni, nel senso che sono convinto che ho cominciato a scriverlo mentalmente 44 anni fa, quando vidi la prima volta Star Wars nel 1977, che uscì in Italia, quando uscì in Italia. In realtà lo vidi più di una volta quell'anno. E quindi, diciamo così, inconsciamente l'ho scritto per tutto questo tempo, perché mi aveva davvero tanto colpito, ero un bambino, non poteva non colpirmi. E poi negli ultimi 2 anni l'ho scritto invece in maniera un po' più lucida, ovviamente, anche perché poi è stato anche l'oggetto della mia tesi di laurea, io mi sono laureato soltanto 2 anni fa. E durante alcune delle presentazioni che ho fatto, in particolare una a Roma, mi è stato anche detto che il sottotitolo, cioè appunto Le avventure di un ragazzaccio con ambizioni eroiche, in realtà anche questo inconsciamente rappresenta me stesso. Cioè in effetti è come se io fossi o volessi essere un ragazzaccio con ambizioni eroiche. E questo discorso dell'inconscio è molto importante, perché è uno degli aspetti, dei pilastri intorno ai quali si svolge tutta la riflessione che faccio nel libro, perché questo non è soltanto un libro su Star Wars, e quindi io credo che non sia solo un libro per gli amanti o per i fan di Star Wars. Certo, i fan di Star Wars in questo libro ci possono davvero trovare pane per i loro denti, perché è pieno di aneddoti, di riflessioni sul film, in particolare la trilogia originale, quella dal 77 all'83, quindi Guerre Stellari, L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. Però in realtà questo è un libro per tutti, perché riflette proprio su che cos'è la scrittura, su che cos'è la narrazione, sul potere della narrazione, del racconto, che quando funziona, quando cioè è universale, cioè quando parla a tutti, per tutti intendo sia geograficamente, sia di linguaggio, sia di età, quando parla a tutti significa che si sta, come dire, appoggiando su alcuni schemi che si perdono nella notte dei tempi, cioè tipo le grandi narrazioni religiose di ogni latitudine, di ogni tempo, le grandi narrazioni epiche. E infatti una delle cose che cerco di raccontare nel libro è come Star Wars proprio si appoggi non solo su il mito della Hollywood classica, soprattutto di quella degli anni 20, anni 30, anni 40, quindi Via col vento, Casablanca, Il mago di Oz oppure Sentieri selvaggi, ma si appoggia anche su un altro mito, e cioè su quello che Joseph Campbell, un antropologo, studioso di religioni, comparativista, ha chiamato il monomito, in questo suo libro fondamentale che è L'eroe dei mille volti, in cui appunto, analizzando le narrazioni di ogni tempo, diciamo da Gilgamesh alla Chanson de Geste, dall'Odissea a qualunque altra grande narrazione, alla Bibbia ad esempio, in questo libro lui, analizzando queste cose, queste narrazioni, si rende conto che c'è sempre lo stesso schema, appunto il monomito, ed è uno schema che in qualche modo si svolge secondo un certo numero di tappe molto preciso, che poi viene chiamato appunto il viaggio dell'eroe, che in realtà Christopher Vogler, che è uno scrittore di manuali di sceneggiatura americana, statunitense, che lavorava all'epoca, negli anni 70, anni 80, per la Disney, ha chiamato il viaggio dell'eroe. E infatti il libro è strutturato in 5 atti, un po' come sono strutturate le grandi narrazioni, oppure si pensa che siano strutturate le grandi narrazioni, anche se si dice che le narrazioni hollywoodiane sono strutturate in 3 atti, ma in realtà anche in 5. E quindi vuole essere questo, insomma, una grande riflessione antropologica, filosofica, industriale, culturale e psicologica su di noi. Perché alla fine qualunque storia, qualunque libro, qualunque film, qualunque musica ci piace, la ascoltiamo solo se parla di noi. E io spero che questo libro parli di voi, così come ha parlato a me mentre lo scrivevo, perché per me è stato quasi terapeutico dal punto di vista psicologico scriverlo.